retrocucina di Carla Lattini, alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo enogastronomico. Bacardi, Jamaica, red leather, black speed, tequila, boom boom. Buongiorno, buongiorno mia diletta compagna, come va? Buongiorno Luca, bene, 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 è arrivato anche l'ennesimo venerdì e quindi stiamo bene, ce la stiamo smazzando abbastanza bene. Beh, fa piacere. Allora, sì, sì. Allora Luca, oggi torna con noi Marco Domenella. Ciao Marco, bentornato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Bene, mi fa piacere che tu sei con noi, anche perché so che hai un ospite straordinario, mi hai portato il riso che io ho avuto il piacere di assaggiare, un Carnaroli fantastico. Andremo a Cascina Alberona, certo. Quindi Luca, manda un po' di musica e poi conosceremo finalmente Luigi Ferraris. Benissimo, partiamo tra poco. Allora, diamo il buongiorno al nostro ospite. Buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, perché Marco ogni volta che viene in trasmissione c'ha sempre un risotto nuovo da raccontarci. È un onore anche per me. Quindi è perfetto, è bellissimo. Senti, Marco, introduci tu il tuo ospite. Andiamo a Cascina Alberona, forza. Allora, Luigi Ferraris ha una tenuta agricola dove produce questo fantastico risotto, che è situato nella provincia di Pavia, nel cuore della Lomellina, che sarebbe proprio il regno del riso. Quindi produce nella sua ditta, proprio nel posto migliore per fare il risotto. Ha una grandissima ditta di circa 130 ettari, dove produce riso, mais e pioppi. Quindi, senti, bene. E Luigi, qualità di riso. Che... Luigi, raccontaci un po' tu, perché sennò Marco parla sempre lui in questi casi. Povero Marco. Eccoci qua. È vero. Abbiamo il protagonista. Marco, stai zitto un attimo. Dai Luigi, okay. Racconta tu. Allora, Cascina Alberona è un marchio, diciamo, che abbiamo creato noi, ma è nient'altro che la sede della nostra azienda, si chiama proprio Cascina Alberona. È situata a Mortara, come diceva Marco, abbiamo 130 ettari, di cui 100 a riso, il resto mais e pioppi in rotazione, e coltiviamo il Carnaroli, soprattutto quello che ama Marco, il Carnaroli classico certificato, l'originale tra virgolette. Bravo che lo dici, bravo. L'originale, perché e ne andiamo orgogliosi, nel senso che tanti non sanno, soprattutto diciamo il consumatore. Certo. E quando loro comprano un pacchetto, una confezione di riso con scritto Carnaroli, non, delle volte può esserci dell'altro tipo di riso, sì, un simile al Carnaroli, che la legislazione italiana consente, anzi obbliga il produttore, la riseria a scrivere Carnaroli. Ecco, il nostro Carnaroli, noi andiamo orgogliosi perché il nostro, abbiamo due certificazioni, una del CSQA e con la Camera di Commercio di Pavia e la Coldiretti di Pavia, che ci controlla dalla semina al confezionamento che quello sia proprio il Carnaroli originale, che è una varietà antica, quindi ha un sacco di problemi di coltivazione. Certo, certo. Nel senso che è una varietà vecchia, quindi poco performante, quindi quantità poca, bassa all'ettaro, e poi si ammala con varie malattie, insomma, non è da produzione, da quantità, è da qualità come prodotto. E poi oltre al Carnaroli abbiamo anche due varietà che sono sempre classiche, vuol dire originali, che sono il Baldo e il Sant'Andrea, e poi abbiamo altri, Originario, Arborio, eccetera eccetera.
Bene, senti. Questo è l'azienda più o meno. Dimmi. Io, Luca, scusami un attimo, Sì. Luigi, Luca, io mi sento un eco. Lo sento solo io? Sì, A io posto. non lo sento. Scusate, posto. Scusate, mi chiedo scusa agli ascoltatori, ma visto che siamo ognuno No, no, a no. casa nostra, quindi sentivo questa eco che ora non sento più. Ah, benissimo. Luigi, il carnaroli è il riso preferito da i cuochi, dalle cuoche ai cuochi, insomma, da tutti quelli che sanno realmente cucinare, perché ha una grande resa e ha un'onda invidiabile che nessun altro riso possiede. E il fatto che tu abbia sottolineato che e appare sulle vostre confezioni che il vostro è l'originale mi ha fatto molto, molto, molto piacere, perché io porto sempre avanti la battaglia che originale è uno e basta, e gli altri sono copie parallele che qualche volta poi rovinano proprio il mercato. Scusa se ho voluto dire questo, ma sono contenta che lo hai sottolineato. E poi ci sono altri prodotti nella cascina Alberona? Avete dei prodotti paralleli tipo la pasta di riso piuttosto che snack, biscotti, tutte queste cose? Sì, diciamo che i prodotti che abbiamo di Cascina Alberona sono tutti comunque derivati dal Dal riso come riso. materia prima, quindi abbiamo le farine, quindi farina di riso venere, che è una farina integrale, perché il riso venere è un riso integrale, e poi abbiamo dei biscotti sempre con il riso, con la farina di riso venere, con la farina di mais, poi anche dei grissini. E poi abbiamo anche delle paste, sempre comunque a base di riso, o con riso venere, o di riso, o con il mais. Comunque sempre inerente, diciamo, la materia Inerente prima proviene sempre dall'azienda agricola. Certo. dalla base, dalla vostra produzione. Marco, adesso puoi anche dire una cosa, Sì, qualcosa se vuoi. dimmi. Cosa posso dire? No, No, la cara. domanda la faccio io, Marco, ma come vi siete conosciuti? Allora, mi siamo conosciuti io postando su Instagram un risotto. Sono stato contattato da un suo collaboratore e mi ha domandato se volevo partecipare, diciamo, fare un risotto per entrare, diciamo, come artisti del riso. Ah Ok. sì, te lo ricordi Luca Lo che ce ricordo, l'aveva sì. portato in radio, Marco? Sì. Era più o meno l'anno scorso di questo, forse era intorno ad aprile, ho scritto a loro, ho fatto questa ricetta che era un riso fatto con i piselli e le seppie. Diciamo, sembrava una cosa normale, solamente che la parte, diciamo, dei piselli, io ho fatto una crema e non l'ho fatta cucinare insieme al risotto, bensì l'ho A parte. messa solamente sopra a forma, diciamo, come fosse una specie di vortice, una decorazione. Poi la parte diciamo, la parte quelle meno ricche della seppia, come possono essere i tentacoli o le alette, le ho saltate a parte, le ho messe un po' più croccanti sopra questo risotto che sapeva di seppia. Era una mia rivisitazione. Poi, ovviamente, come Carla sa benissimo, ho messo i miei amatissimi fiori e germogli e ho fatto questo riso che sicuramente ha piaciuto. E mi hanno rilasciato questo certificato, che ne sono molto contento, di artista del riso per quanto riguarda Cascina Alberona. E anche altro, io ho i natali lombardi, quindi giustamente un po' di marchigiano, pochissimo di Sì. lombardo mi è rimasto. Quindi. E sono contento così. Adesso Ah, ne ho fatte diverse di ricette con loro, anche perché a casa mia mangiamo un risotto, diciamo, grosso modo 4-5 volte alla settimana, quindi fa parte nella mia dieta normale. beh, certo, poi il riso è più leggero, è senza glutine, è viva, Senza glutine, è guarda, perché è intollerante al perché glutine, io certo. quindi mi sono riscoperto a 40 anni di avere delle intolleranze alimentari, quindi come il glutine, alcuni lievitanti e il lattosio, quindi mi sono sbizzarrito adesso, soprattutto per me stesso, di provare nuovi abbinamenti per questi risi.
Senti Marco, un'altra domanda che volevo farti, visto che parlavamo di primi piatti, ma diciamo i surrogati della pasta a base di farina di riso, come li trovi? Per quanto riguarda gli intolleranti alimentari, adesso una persona che soffre di intolleranza alimentare al del glutine, ti posso dire che la farina di riso, la pasta di riso non è come la pasta fatta con il grano, no, non è uguale, è un'altra cosa. Però anche lì ci sono prodotti e prodotti, come tutte le cose, da quello più economico a quello di eccellenza, e lo scatto è minore con la pasta con il glutine. Comunque a me personalmente la pasta di riso piace, quindi sì, non sono anche a me. Quindi, oppure anche una polenta fatta sempre con la farina di riso, che la maggior parte delle persone pensa alla polenta e pensa al mais, invece si può fare una buonissima polenta anche con la farina di riso. Questo esempio lo posso fare con la farina di Luigi, per quanto riguarda la farina di riso venere. Io ho fatto una polenta fatta con il riso venere, è venuta per me buonissima, sicuramente diversa, insolita per quanto riguarda il mais, aveva un sapore molto più intenso, però alquanto valida. Non ho mai mangiato la polenta. Senti di riso. Marco, quando sarà possibile, speriamo prima possibile, per fare una ripetizione, incontrarci questa farina di riso venere, questa tua polenta, sarò felice di assaggiarla perché mi incuriosisce molto. È molto originale, tu hai sempre queste trovate molto molto originali, anche questo risotto con cui hai preso questo premio, se possiamo chiamarlo così. Luca, sì, è ora di musica? Mettiamo da parte Marco Domenella il riso e facciamo un po' di musica e ritorniamo però con la ricetta. Marco, sei pronto? Con la ricetta di Marco, certo. Marco, sì. Certo, prontissimo Luca. La ricetta del giorno di Carla Latini. Quando mai io sposare? Allora, ritorniamo in onda con il retrocucina di Carla Latini. Carla Latini è qua incredibilmente anche oggi. Certo, sempre. Non manca mai. Immancabile. Non ti lascerò mai solo esatto. Nel mio retrocucina. Esatto. Bada bene. È una minaccia più che un augurio. No. Allora, Marco Domenella con l'ennesimo risotto, perché devi sapere Luigi che al 90% quando Marco è con noi, come ho detto prima, si fa il risotto. Che risotto, come lo facciamo questo risotto? Allora, questo risotto lo facciamo alle fave fresche e con aceto balsamico Bonini. Bene. Che è una persona che conosci benissimo, Dia. Certo, Fabio Massimo Bonini. Fabio Massimo, quindi a posto. Allora, questo risotto si compone così, con 120 g di riso carnaroli, mezza cipolla, 500 ml di brodo vegetale, 80 g di fave sbucciate, quindi diciamo tolte dalla tega, e il pepe nero quanto basta, l'olio extravergine d'oliva quanto basta. Poi per la mantecatura ho scelto il pecorino marchigiano, perché siamo qui. Sì. E poi al posto di mettere il burro, io sono intollerante, quindi ho messo l'olio di riso. Ah, che bello! Un'altra ditta che si chiama Naroli, che fa questo olio di riso. Allora, andiamo per la ricetta. Quindi, sbucciamo le fave, le priviamo dalla pellicina e le scottiamo in acqua bollente per 2 minuti. Le scoliamo e le tiriamo da parte. Intanto scaldiamo il brodo vegetale e in una casseruola abbastanza stretta e alta e mettiamo un po' di olio extravergine oliva e facciamo dorare la cipolla tagliata finemente. Quando si sarà imbiondita bene, versiamo il nostro risotto, lo facciamo tostare affinché diventi un po' caldo al contatto con la mano, lo sfumiamo con del vino bianco, lo lasciamo evaporare e aggiungiamo, mescolando il brodo, un mestolo alla volta. Lo aggiungiamo fino a che, quando sarà assorbito il primo, ne mettiamo giù un altro.
Più o meno quando saranno intorno ai 10 minuti di cottura di questo riso, aggiungiamo le fave, mm-hmm, e scoliamo con cura affinché non si rompano, che rimangano più o meno intere. E quando saremo più o meno arrivati alla mantecatura del risotto, spegniamo il fuoco, aggiungiamo un po' di pepe nero al mulinello, il pecorino grattugiato, io ho preso un pecorino semistagionato, l'olio di riso un po', mescoliamo e copriamo per un minuto, facendo così la giusta mantecatura. E serviamo il nostro risotto con sopra dell'aceto balsamico Bonini affinato. Accidenti. Senti Marco, le fave sono crude comunque? Sì, le fave sono scottate. Appena scottate, quindi... due minuti, perché così le mantengo belle verdi, che rimangono belle verdi accese. Sì. E dopo, ovviamente raffreddate, e dopo quando più o meno sono 10 minuti che cuoce il risotto, lo aggiunte, quindi bene o male, essendo già prive di pellicina, si cuociono molto facilmente e velocemente. Sì. E rimangono verdi, belle verdi, bello, bellissimo piatto. Sono anche più digeribili, Carla, senza pellicina, quindi... Certo. Bisogna pensarle tutte. Gianfranco Vissani dice che bisogna spellare anche i piselli, ma io la vedo veramente impegnativa. Dipende sempre uno quanta brigata c'ha. Ecco. Volentieri. Io, se fossi da solo, io magari con 2 o 3 persone in cucina, neanche per prendermi i colpi dai comi, allora ma quelle grandi magari uno le spuccia, quelle piccoline diciamo sono ancora più tenere e quindi non le spuccia. Se no compri quelle decorticate che sono già pronte da mettere a scaldare. Anche. Luigi Ferraris, ti è piaciuto questo risotto? È eccezionale, come tutti i risotti di Marco. Sì, sono qualcosa di particolare. E poi Marco c'ha questa abilità nell'uso dei colori, c'ha dei piatti che sono di una bellezza, proprio belli da vedere, tant'è che su Instagram lui miete un sacco di dove vanno le foto belle, miete un sacco di, c'ha un sacco di persone che lo seguono, come si chiamano? Follower, vero Marco? Follower, sì. Sì, perché è stato Marco a insegnarmi tante cose su Instagram, Luigi, lo confesso. Ogni tanto mi scrive e mi fa: ma che stai facendo così? Si fa così? Io dico: beh, grazie. Bene. Ma usi una macchina fotografica o uno smartphone? Tanto per così. All'80% uno smartphone. Ah, quindi è una bella. Fanno le foto bellissime. Dopo cerco sempre la luce diretta del sole. Quindi tanto sai benissimo che la luce naturale è la migliore di tutte. È la più bella, sì. Dopo abbiamo fatto a casa un piccolo posto dove fare le foto, diciamo che ho la luce giusta, se mettete fuori non c'è il sole. Sì, perché quello è piatti apposta per fare le foto, eccetera. Quindi... Ma guarda, un giorno che verrai a cucinare a casa mia, Marco, che invitiamo anche Luca, ti faccio vedere dove io faccio le foto. Insomma, anch'io ho la postazione segreta che nessuno può immaginare che è quella, perché in realtà c'è una bella lampada e basta. Poi invece sotto quella lampada vengono delle fotine discrete, non certo belle come quelle di Marco Domenella. Luca, metti un'altra canzone, perché poi voglio fare una domanda a Luigi Ferraris. Va bene, facciamo riposare i nostri ospiti, un po' di musica e poi ritorniamo con il Retro Cucina di Carla Latini. A tra poco. Eccoci di nuovo qua, siamo con Carla Latini, Retro Cucina, ogni giorno su radioserena.net a partire dalle ore 10:30, e quindi oggi abbiamo ospite Luigi Ferraris con la sua azienda che produce appunto grandi varietà pregiate di riso, e insieme a Marco Domenella, che invece è il nostro chef ormai amico di sempre. Sì, Marco Domenella per noi è lo scopritore di grandi prodotti artigianali italiani. Ormai ogni volta che viene in trasmissione sappiamo che ci porta qualcosa di nuovo e di grande valore. E Luigi Ferraris, come stai vivendo?
Come hai vissuto la fase io resto a casa e come stai vivendo questa fase 2 in azienda? Che succede a Cascina Alberona? Che cosa, che come pensate che si possa pian piano riprendere una normalità? Guarda, Cascina Alberona fortunatamente la nostra è un'azienda agricola, quindi adesso siamo nel pieno delle semine, quindi certo, non, sì. Abbiamo lavorato sempre tranquillamente con i dovuti sicurezze, però abbiamo sempre lavorato. Per quanto riguarda invece, diciamo, la commercializzazione del nostro prodotto, noi in azienda abbiamo un piccolo spazio che abbiamo chiuso per un periodo perché non si capiva se si poteva tenere aperto e non tenere aperto, quindi abbiamo scelto di chiuderlo finché non c'erano, insomma, qualcosa di più chiaro come normative, eccetera, eccetera. Fortunatamente noi abbiamo nel nostro sito www.cascinalberona.com una sezione negozi online che ha avuto un'impennata di ordini perché, ma anch'io sono il primo, logicamente non compravo il riso ma compravo altre cose e sono il primo che invece è andato al supermercato se si poteva tramite il computer, i negozi online, si compravi da altre ditte, insomma. Quindi poi abbiamo, per agevolare il consumatore finale per questa emergenza, abbiamo abbattuto, diciamo, noi abbiamo una soglia di 100 euro, se fai ordini superiori a 100 euro il trasporto non lo paghi, l'abbiamo dimezzato a 50 euro. Bravi. A 50 euro e abbiamo avuto un buon riscontro. Diciamo quello che ci manca dei nostri clienti sono i ristoratori, sono chiusi. Al contrario, invece, noi il nostro target della clientela sono piccole rivendite, quindi panifici, gastronomie o negozi di prodotti artigianali particolari di qualità. Quelli hanno avuto anche quelli in impennata perché sono rimasti aperti e dobbiamo ringraziarli. Esatto, magari anche il compratore invece di andare al supermercato si fermava al negozio al di sotto di casa. Quindi anche lì, insomma, diciamo la verità che non è, abbiamo avuto anche noi un calo del 20% delle vendite in totale, però insomma, io penso a i poveri ristoratori o gli esercenti, i bar, eccetera, eccetera, e quelli è due mesi che non è veramente una grande tragedia, proprio esatto. la parola esatta. Noi da quando abbiamo cominciato, Luigi, a trasmettere modalità Io Resto a Casa, l'abbiamo chiamata, Luca a casa sua e io a casa mia, una trasmissione sì, una trasmissione no, abbiamo cercato sempre di spingere i nostri ascoltatori ad andare a fare gli acquisti nel negozio vicino casa, quello che magari per tante volte abbiamo superato di corsa per andare al supermercato e che invece è rimasto aperto con grande coraggio, perché spesso sono famiglie che si sono accollate anche una bella responsabilità, e quindi sono contenta che anche tu hai riscontrato questo loro valore, no? E quindi è bello che ci siano. Bene, ragazzi, Luigi, grazie. Io ti ringrazio tantissimo, è stato bello. Marco, bene, grazie. Grazie. Dicevamo. Allora, noi ci risentiamo, Marco. Quando? Il prossimo mese. Noi di solito con Marco andiamo una volta al mese, no? Sì. Ok. E Marco, ci sei? Sì. Certo, ricordati di mandarmi la foto di questo risotto meraviglioso, perché la voglio postare su Instagram per l'ora di pranzo di oggi, oppure facciamo che la posti tu, vediamo chi arriva prima. Vai. Arriva prima Marco. Arriva prima Marco, ciao. Sicuro. Grazie Luigi e Ferrari. Buona giorno a tutti. Ciao. Ciao. Alla prossima. Benissimo, ciao. Allora, noi ci salutiamo, Carlina. Abbiamo chiuso? Abbiamo chiuso, sì. Chiudiamo così, salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì.
Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Aspetta, 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 che controllo chi abbiamo lunedì prossimo. Wow, lunedì prossimo, ho detto bene, abbiamo wow, abbiamo boom, 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 abbiamo Fofo. Franca Foffo. Sì, 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 sì. Abbiamo Franca. Bene, ciao a tutti, ciao, ciao Luca. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.